Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati qui su Spazio Verticale. Le migliori novità dal mondo dell'arrampicata le potete trovare solamente qui. Partiamo dal boulder nel mondo dell'outdoor e Raffaele Matti riesce a salire un boulder che avevo provato anch'io quando ero un po' più piccolo, ma al primo tentativo io ero arrivato circa un metro sotto al bordo, quindi direi che non era andata molto bene. Poi mi ero un po' avvicinato, ma mai così tanto per riuscire a farlo. Sto parlando di Rainbow Rocket, un bellissimo 8A nella mitica foresta di Fontainebleau. Andiamo a vedere il video, che è molto corto perché è un lancio ovviamente. Via con il video. Per quanto riguarda invece le competizioni, andiamo a vedere qui il posto di Sara Grippo, che fa i complimenti a Laura Rogora, che riesce a ottenere il primo posto nella Coppa Europa giovanile di Lid. Quindi bravissima Laura, continua così a portare alto il nostro tricolore. Altra cosa molto importante ragazzi, da ieri è partito il contest di Epic TV Italia, ovvero un contest fotografico dove per partecipare servono due cose principalmente: una, seguire l'account Instagram di Epic TV Italia, e l'altra è pubblicare una foto di arrampicata con l'hashtag LuxoPrimavera. Potete partecipare a tre categorie: la mia con l'hashtag LuxoEpic, quella di Stefano con l'hashtag Steghisati e quella dei Brocchi sui Blocchi con l'hashtag Brocchi sui Blocchi. Per quanto riguarda la mia categoria, io vorrei vedere uno scatto dove l'arrampicatore non sia su tutto lo schermo, ma ci sia anche l'ambiente, ovvero sia uno scatto ambientato in un paesaggio, e mi piacerebbe vedere questo. Per quanto riguarda quello di Stefano Ghisolfi, io penso che lui voglia vedere lo scatto di azione, lo sforzo dell'attività fisica dell'arrampicata, non obbligatoriamente su dei gradi complessi, ma che si veda l'azione dell'arrampicata, ecco. Per quanto riguarda quello dei Brocchi sui Blocchi, lo scatto dovrà essere uno scatto divertente dove si vede appunto l'arrampicata di tutti i giorni, la community e il divertimento appunto nel uno scatto simpatico, insomma. Quindi in bocca al lupo a tutti quelli che parteciperanno a questo contest, non vedo l'ora di vedere i vostri scatti. Ultima cosa ragazzi, volevo far vedere a tutti il video di Stefano Ghisolfi, che tra l'altro sta tornando in questi giorni dalla Spagna, e del suo pesce d'aprile. Il video è stato realizzato da Matteo Pavana, un grande amico e un super boss. Infatti andate subito a seguire su Instagram, perché è veramente un bravo fotografo, videomaker. Vi faccio vedere qui la galleria che scorre, vedete che è veramente un vero pro. Quindi seguitelo tutti, mettete il follow e andiamo a vedere il video che ha girato per il pesce d'aprile con Stefano Ghisolfi. Veramente divertente questo video, impressionante quello che è riuscito a tirar fuori con questo scherzo, perché ho visto il suo account Instagram e gli sono triplicate le azioni sul profilo, quindi è stato uno scherzo sicuramente riuscito, e un grazie a tutti gli Steghisati che lo hanno reso possibile. Ultima cosa ragazzi, da questa settimana partirà un nuovo show in italiano, si chiamerà Spazio Materiale, sarà una rubrica che parlerà dei materiali top di arrampicata e metteremo a confronto i vari modelli e i vari brand in uno spietato duello, quindi non mancate di vedervela. Ciao a tutti, io sono Paolo e sono qui per proporvi una serie di confronti delle migliori scarpette sul mercato per analizzarne i pregi e i difetti e aiutarvi nella scelta della scarpetta migliore per voi. Ciao a tutti ragazzi, noi ci vediamo venerdì.
Ciao.